Babbo Natale arriverà anche al canile comunale di Arezzo. Nel giorno di Natale, infatti, la struttura resterà aperta dalle 9 alle 13, un'occasione per conoscere così gli amici a quattro zampe ospitati, ma anche per portare doni ai trovatelli, dalle scatolette ai croccantini, dalle coperte alle lettiere. Noi desideriamo che sia l'occasione per venire a visitare gli ospiti del rifugio che sono qua, cani e gatti, e perché no, portare anche un dono a chi non ha la fortuna di avere una famiglia, o meglio, che ha una famiglia composta da noi, i volontari dipendenti del canile, e dagli altri ospiti pelosi che sono qua dentro. Come dicevo, appunto, un'occasione per visitare il canile, per vedere che il nostro canile fa un lavoro a nostro parere egregio, diciamo, con i propri ospiti, ma come dire, ognuno potrà decidere e vedere spontaneamente, autonomamente, venendo appunto il giorno di Natale dalle 9 alle 13 qui in canile. Non è il primo anno, l'abbiamo fatto anche negli scorsi anni, ha avuto anche un buon successo. Quest'anno, diciamo, è stata anche preceduta da un'iniziativa fatta insieme ad alcuni negozi specializzati in cibo per animali, che appunto collaborano con noi e hanno dato la possibilità, diciamo, alla cittadinanza, a chi voleva, anche di poter acquistare del cibo e portarlo e farlo avere direttamente in canile. L'invito dunque è rivolto a tutta la cittadinanza per trascorrere così un giorno di Natale diverso dal solito, al fianco degli amici pelosi meno fortunati, ma che ogni giorno vengono accuditi con amore e dedizione dai volontari dell'EMPA. È a loro e grazie a loro se veramente riusciremo a fare questo canile aperto il giorno di Natale, se riusciamo a portare avanti con grande passione e dedizione questo nostro impegno per gli animali abbandonati.